siamo con Simone Cristicchi. Stranamente sembra un'altra persona, ma sono io. Simone Cristicchi, non cantante ma attore. Esatto, sì. Ci racconti come mai questa avventura? Ma innanzitutto per grande voglia di sperimentare, di imparare cose nuove, perché la vita del cantautore alla fine è un po' monotona, diciamolo, insomma, è una cosa, devi fare un disco, poi devi fare la promozione, i concerti e poi ricomincia tutto da capo, come una catena. Invece io mi sono ritagliato degli spazi per poter essere libero anche di percorrere delle strade nuove. Quindi non ti è bastato vincere un Sanremo nel 2007? Sì, esatto, con Ti regalerò una rosa, diciamo, lì ho avuto una grande popolarità che poi mi ha permesso di canalizzare tutta questa visibilità in alcune cose che mi piaceva fare. Ho scoperto nuovi mondi, ho scoperto la musica popolare italiana, ho scoperto il mondo del teatro. Mi chiamo Antonio. Quindi avremo un Simone attore o cantatore? Cantatore. Cantatore. Vabbè, abbiamo un nuovo neologismo, come si suol dire. Senti, quindi stai preparando adesso un brano, un pezzo tuo che seguirà la commedia, la presentazione, che è un monologo. È un monologo, sì. Che seguirà le musiche, sì, le fai tu. No, magari potrei uscire anche fuori una bella canzone che racconta di questa storia che riguarda il nostro passato. Un momento oscuro della nostra storia italiana, ovvero la Seconda Guerra Mondiale. Quindi credo che sia bene anche supportare la memoria attraverso la malattia mentale. E quindi potrebbe essere. E invece proprio banalmente un brano nuovo così? Oh, ma di quelli prendo sempre appunti, ho il mio quadernino trapresso e quando mi viene fuori una bella idea magari poi dopo cerco di svilupparla e spesso diventa una canzone. Quindi oltre al Festival di Sanremo, cos'altro hai fatto in televisione, in giro per il mondo? In giro per il mondo ho fatto degli spettacoli, sì, tra l'altro proprio in giro per il mondo, perché questo spettacolo, Li Romani in Russia, è stato rappresentato in Russia, a Mosca, al teatro Nastrasnom. E poi sono stato a Toronto, in Canada, ma la mia attività è qui in Italia. E qui in Italia ho fatto spettacoli di musica popolare con il coro dei minatori di Santa Fiora. Anche io non l'ho detto, no. È appena uscito il DVD con il film, che si chiama Santa Fiora Social Club, ed è distribuito un po' dappertutto e racconta un'avventura, l'avventura mia insieme a questo coro di signori del Monte Amiata, in provincia di Grosseto, in Toscana. Questi signori che tramandano un repertorio molto particolare, un repertorio tradizionale delle miniere del Monte Amiata. Ed è uno spettacolo che ha avuto grande successo, ha avuto quasi 80 repliche in tutta Italia e in pochissimo tempo continuo a divertirmi con la musica, con tutto quello che ci rende. Ve lo prendo un secondo e continuerete tra poco. Vai, perché dobbiamo andare in diretta. Ecco! Lascia attenzione, Kira, siamo in onda. E allora Lolly, tu lo sai che questa sera non siamo da sole? Sì, corre voce. Corre voce, aspetta perché sto cercando. Tutto a posto? Sì. La presenza maschile. C'è una presenza solo. Aspetta, l'inquadratura, facciamo così, solo i capelli, si può fare, solo i capelli. Simone Cristicchi, co-conduttore. Buonanotte. Ciao, buonanotte, eccoci qui. Mangiatori di cornetti, bevitori di cappuccini, macinatori di chilometri fermi a lampeggiare dei semafori, nottamboli, sonnambuli, infermieri, badanti, portieri, guardiani, poliziotti e consumatori di televendite notturne. Siamo qui insieme a voi. Grande! Il nostro pubblico. Grande! Io lo vado. Non continuare, Simone, perché potresti piacere così, eh? Sta attento, sta molto attento. Presidente, ascolta. Farò di tutto per far avvenire il contrario. Seguiamo sempre Simone che sta scrivendo. Come diceva prima, sta scrivendo. Cosa stai scrivendo? Di notte. Sì. Cosa scrivi? Di notte c'è l'ispirazione. Sì? Per una canzone, per un'opera? No, per la co-conduzione. Ah, quindi stasera sarai ospite di Miriam? Sì, esatto, sono ospite della vita, faccio l'ospite ed è comodo. E canterai? No, questa sera si chiacchiera, chiacchiera di cose preziose, un po' pezzi d'antiquariato, se vogliamo chiamarli così, anche perché il baule dei nostri nonni è un qualcosa che è delicato da aprire e andare a rovistare in questi
scrigni preziosi, pieni di tesori nascosti, cioè i nostri ricordi. Quindi il tuo ricordo più bello? Il mio ricordo più bello recente, forse aver assistito alla nascita di mio figlio? Sì, mio figlio è nato 3 anni fa ed è stata un'emozione forse la più forte che abbia mai vissuto, averlo visto proprio nel momento in cui veniva alla luce. Che guardava intorno. E quindi aspettiamo la prossima nascita o il prossimo baule. Esatto, aspettiamo, andiamo a cercarli questi bauli.